Ciao a tutti da Tiger dal gruppo Critico Negativo, siamo in un nuovo vecchio gioco, si tratta di Age of Mythology o Mythology, non so la pronuncia corretta, e è un gioco un po' vecchiotto appunto del 2002, dagli stessi creatori che hanno fatto Age of Empires 1 e 2. Il gioco di sé quindi mantiene lo stesso genere, quindi è un tattico. E la cosa particolare è che viene sostituita una risorsa all'interno del gioco che è la pietra, non esiste la pietra in questo gioco. In compenso inseriscono delle nuove unità che sono mitologiche e in più il favore divino, che è una risorsa importante che si ottiene con i templi e via dicendo. E andiamo subito a vedere un pochettino come si gioca. E avete visto il trailer, l'intro, scusatemi. L'idea è quella là di fare la campagna principale. Adesso inizieremo giusto così come video introduttivo a fare la base, diciamo il tutorial, e magari più avanti riusciremo, vedremo dove arriveremo con la campagna, perché Age of Mythology è un gioco di eroi e mostri. Se farò tutta la campagna, in realtà credo di non averla mai completata. Scegli una civiltà e guidala attraverso le varietà. Differenze. Da un umile villaggio. Vabbè, qui sta un po' spiegando. A potenti cittadelle protette dagli dei. Vorrei saltarlo molto barbaramente. Ecco qua. Oggi il tuo compito è. Mettiti in pausa. Ok. Dicevo. L'idea era quella di fare la campagna principale, ma non l'ho mai completata, quindi vedremo dove arriverò. Il percorso cerca il ciclope. Per attaccare, seleziona le tue unità e fai clic col pulsante destro sul ciclope. Vedete, questo che ha fatto accanto è un potere speciale che incita le truppe. Niente. Ma ci facciamo questa simpatica. Degli dei ci proteggano. Ne facciamo tutte quelle là dell'apprendimento e poi nel prossimo esilo podio ci andiamo a giocare la campagna principale. Va bene, stiamo giocando anche a semplice. Scenario successivo, non ce ne frega niente della difficoltà. L'importante è divertirsi. Ah, questo qua sarà un po' tedioso, è la parte economica, niente battaglia. Su, su. Siamo tornati. Siamo tornati. E per onorare gli dei devi Ok, adesso il cibo procederà un po' più velocemente. Beh,
Vabbè, niente, comunque l'obiettivo di questa mappa è abbastanza scemo. Raccogli 100 unità per tipo di cibo, oro. Se e sei incerto su cosa fare, e controlla il vessillo degli obiettivi. Fai clic sul vessillo intermittente per vedere l'obiettivo corrente. Sì, sì, l'abbiamo già fatto vedere, ma sei in ritardo, tutorial. Sei in ritardo. Ok, il legno in realtà ci potrebbe anche servire. Hai oro in abbondanza. Oro in abbondanza. Bene. Ora hai le risorse per costruire un tempio. Ah, possiamo costruire. Seleziona un abitante. Vedi i pulsanti sulla parte inferiore sinistra dello schermo? Bravo, indicano le costruzioni che l'abitante può realizzare, come case e granai. Fai clic sul pulsante del tempio, quindi l'abitante che ha costruito il tempio ha iniziato il culto e il tuo favore presso gli dei sta aumentando. Ulteriori fedeli faranno crescere il tuo favore presso gli dei più rapidamente. Sì, stai zitta. Seleziona altri abitanti, quindi fai clic col pulsante destro sul tempio. Quanto è chiacchieruno questo tutorial. Dicevo, ci sono delle differenze tra i tre popoli principali che caratterizzano i John Mythology. Abbiamo questi qua che sarebbero i greci, quelli che stiamo giocando adesso. Gli dei hanno gradito le tue offerte. Sì, ho vinto, grazie. Hanno gradito le mie offerte. Dicevo, ci sono tre popoli principali che sono i greci, gli egizi e un popolo nordico. Non ricordo di preciso se ha un nome specifico. E ognuno ha differenti modi per accumulare il favore divino. I greci devono mettere dei tizi e dei villaggeri, va, diciamo il termine alla Minecraft, che dei popolani, ecco, che vadano a pregare al tempio, mentre gli egizi hanno bisogno di dei monumenti, delle statue delle loro divinità. E mentre i nordici, navi pirati, e nel frattempo arrivano le navi pirati, forse sono i pirati di Camos, devono combattere, più combattono presto più torniamo favore. Al campo e prepareremo un'accoglienza che non dimenticheranno facilmente, di approcciarsi al combattimento e diciamo a come andare avanti all'avanzamento in generale. Ok, vediamo un pochettino cosa ci dice di fare. Arcanto facendo. Se gli altri cacciatori sono guerrieri possenti, ma dovrai creare un esercito più grande per sconfiggere i pirati. Devo l'Accademia costruire. Sta lampeggiando. Hai molte risorse, quindi selezionala e posizionala. Hanno anche il diploma. Se vuoi che anche altri abitanti contribuiscano alla costruzione dell'Accademia, selezionane un gruppo, quindi fai clic col pulsante destro sulle fondamenta. Ma ricorda di lasciare qualche risorsa libera. Tan 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 tan. No, questa non è di Age of Mythology, è di Age of Empire. Sorry guys. Ok, direi che non ce ne frega un beneamato Crispios di quanti centauri abbiamo. Però ne aspettiamo un altro, tanto per me. Allora, questa sarà l'unità 1. Tu sei l'unità 2 e andiamo all'attacco. Alla battaglia. Io sono Arcanthos con un pugno di uomini malarmati e vi farò il book. Etimos. Gli dei ti hanno accordato il potere della meteora. Gli dei mi hanno accordato il potere. I poteri degli dei possono essere utilizzati in qualsiasi momento durante la battaglia, ma ovviamente una sola volta. Dalla civiltà. Mostra ai pirati la grandezza del potere degli dei. Fai clic sul pulsante intermittente meteora in un punto qualsiasi del campo dei pirati. Hai questo combo. Ok, vedo se è finito. Oh, non era Fulmine. Isvolisce. Per la miseria. Avete visto che figata? Guarda se le hanno fatte ancora più belle graficamente. Prostagmanos. Non credo che la vittoria sia nostra. Orfos. Prostagmanos. Distruggiamo tutti. Carlos. Credo. Ok, dai, dici. Dillo. Vittoria! Ottimo lavoro, uomini! Levate le tende e caricate le navi! Saltiamo per Atlantide con la marea! Ma noi non abbiamo tende, abbiamo costruito anche un fottuto tempio! Vabbè, abbiamo completato la campagna principale, non vi voglio tediare oltre, spero che sarà molto più interessante la campagna principale, anzi, non è che spero, sarà sicuramente. Quindi, signore e signori, madame e messie, Age of Mythology per oggi è tutto, da Taiko... Dal gruppo critico negativo un gran salutone, bye bye!